a tutti ragazzi, qui a Wetoveto! Simone Pagello, una crisi d'identità! Siamo finalmente oggi tornati in un nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne faccio più! Ci tengo a precisare che il video di oggi è in collaborazione con NordVPN. Sapete che sono perito informatico, giusto Ricky? Giusto. Con quanto mi sono diplomato? 72? 7. 6? 7. Quindi ho deciso di accettare volentieri. Partiamo dall'inizio, cercherò di spiegarvelo facile facile, perché tutto ciò che ho sempre avuto che i professori facessero nei miei confronti. VPN sta per rete privata virtuale ed è un servizio che cripta il tuo traffico internet e protegge la tua identità online. La tua identità online è protetta? Non tanto, soprattutto per i siti che frequento. Di solito quando una persona naviga online e prova ad accedere ad un sito web, viene fatta prima una richiesta e successivamente viene reindirizzato per l'appunto alla tua destinazione. Però poiché il tuo traffico internet passa attraverso il tuo ISP, quest'ultimo può vedere tutto ciò che fai online. Ed è un problema! Ed è qui che entra in gioco NordVPN. In che modo? Questo reindirizza il tuo traffico internet attraverso un server VPN specificamente configurato. E quindi che cosa andrà a fare? Nasconderà il vostro indirizzo IP e tutti i vostri messaggi inviati o ricevuti verranno criptati. Quindi se malauguratamente qualcuno, un malfattore come Riccardo Dose, vero? Lasciami stare. Intercetti questi messaggi, i dati criptati appariranno agli occhi del malfattore come simboli senza senso e quindi impossibili da decifrare. Una cosa molto importante che io ritengo molto figa è che NordVPN consente il collegamento a server VPN remoti. Quindi praticamente andrai a cambiare quello che è il tuo indirizzo IP, dando l'impressione che ti trovi fisicamente in un altro luogo, in un'altra città. E questo che cosa significa? Che per esempio potrete accedere a dei siti web che magari hanno delle restrizioni nei confronti del nostro paese. Per esempio, se voi a casa avete Netflix, potete registrarvi con il vostro indirizzo IP magari in America e una volta effettuato l'accesso a Netflix, voi avrete la possibilità di accedere alle librerie di Netflix degli Stati Uniti d'America. Quindi andando a vedere magari tutte le serie TV che in Italia non sono ancora arrivate. Capito Ricky? Capito tutto quanto, grazie dell'informazione. Quindi per quale motivo è consigliabile un account NordVPN? Per andare a tutelare quella che è la tua sicurezza e la tua privacy online. Tra l'altro NordVPN mi ha dato un codice coupon AWED che voi potrete inserire all'interno del sito che vi lascio qui sotto in descrizione nel primo commento, con il quale avrete il 75% di sconto su un piano di addirittura 3 anni e costa veramente poco, credetemi. Detto questo, possiamo partire con il video. Però ho bisogno del mio teletrasporto. Perdona il teletrasporto, ma è cambiato tutto. È cambiato qualsiasi cosa, sono cambiato io. I capelli mi si sono accorciati, cioè avete ragione. Non abusate del teletrasporto perché gli effetti sono questi. Oggi torniamo con un format che non porto ormai da tantissimo tempo. Ed è la prova a non ridere. Devo ammetterlo, mi mancava abbastanza. Però senza dilungarci troppo, partiamo subito. Subito a scuola, ecco, partiamo malissimo. Ma forse questo è un video della mia scuola, tra l'altro. È un pulcino quello. Non c'era un pulcino. Ah, stanno scappando dal pulcino! Stupido io! Che stupido! Che cos'è questo? Voglio il nome del ristorante qui sotto nei commenti! Oh, signorina, come va? Tutta sola questa sera? Mamma, lei non la vedo bene. Non cascarci, perché capisci, se tu metti così poi tu te ne vai e non te ne puoi più andare. Esatto, bravo. Sei un deficiente. Forse il deficiente sono io. Signora, salve. Come va? Dove va, signora? Cosa... si è esibita per noi? Questo è ogni volta che vado a trovare Riccardo Dose a casa sua, sempre in queste condizioni si fa trovare. Oh merda! Mio Temptation Island ho visto corna così grandi. No! No! Io ho capito come passerò questa estate, amici miei! Ma... quando tu annoi tu che fai? Ti scocci? Questo se è il papà di prima mi arrabbio, se ce la fa anche lui adesso mi arrabbio. Siete veramente degli ipocriti. Siete delle persone meschine se anche lui. Cioè se magari è proprio una dote di tutti i papà a calare la scopa così. Ti prego fa che si faccia il bagno, ti scongiuro, almeno tu. Almeno tu. Non affanculo. Date a cagare. Vi odio. Oh mamma. Questo non abbaia, questo li prende a cazzotti direttamente. Sì, signore, c'è
Cioè, non è, non ha, è suo figlio quello che ci ha messo 9 mesi per fare questo gel, è lui che vi sta rompendo gli zebedei dall'alto della vostra signora. Alzi, signora, alzi, signora, signora, alzi la testa, signora, signora, la testa, signora, alzi la testa, signora, 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 qui, signora, 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 non si, signora, è suo figlio, signora, è il, signora, signora. Signore, le sta bene, signora, signora, le sta bene, signora, le sta bene, signora, alzi la testa, signore, quel cre... signora, alzi la testa, signora, signora, alzi, signora, le sta bene. Questo è lo scoiattolo più anziano che abbiamo visto. Penso che il latte sia andato a male. Apri il frigo, vediamo. Non così, ma i genitori, dove sono i genitori? Dove, non così, non così, no, la... un elicottero. Piano, piano, piano. No, no. Ci vediamo nel 1291. Piano. Mamma mia. Che caciara. Signora, faccia attenzione. Signore, signore. C'è un fuoco. C'è i suoi. Il. Sta andando fuoco alla paglia. Questo è un gatto pancino, secondo me. Questa è proprio una mamma pancina che sta facendo dei post su Facebook. Di questo, digita. Questo cos'è? La versione animalista dello Swiffer. Piano. Ho detto piano! Che animale è? Era, evidentemente. No! Qui penso che andremo avanti per delle ore. Piano, no, no, è quello peggio. Una famiglia di idioti, una famiglia di idioti questa, è una famiglia di idioti. Piano, che si adagia con calma su... No, dove sta? No! Oh, no! Non... la Madonna! Meno uno schiaffo di Bud Spencer era così forte. Per una teoria assurda, torno indietro e becca la bambina, non sapevo. Ecco, finalmente un po' di sport. Eccolo là. Di lì ce l'hai davanti, a ore 12, vai avanti, colpisci avanti che ce l'hai davanti. No! 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 Era lì! Questa è la mia vita riassunta in un video. Fermo allo stesso punto per sempre. Ecco, vediamo il classico che adesso. Piano, ti fa. Ti sta bene, guarda, ti sta bene! No! Ma perché fanno con i mattoni? Perché fanno con i mattoni? Pensavo fosse il mocio. Un'esecuzione perfetta. Una catastrofe qui. Cosa hai intenzione di fare? Ma che cosa volevano fare? Che cosa? Buonanotte. Faccia attenzione con i pattini sulle scale. Ti sta bene. No. No! Dov'è? Come fanno a stare così? Cosa ti ha fatto? Di cartapesta quell'armadio? Questo è un camion della spazzatura col ciclo. Questo è il riassunto della mia vita. Quindi ragazzi, che dire, io spero di cuore che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di dare un occhio al link che vi ho lasciato qui sotto in descrizione riguardante NordVPN. E vi ricordo anche che con il codice sconto AWED avrete uno sconto incredibile. Quindi passate e fatemi sapere. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Qui dal quartier generale di AWED è tutto. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bye bye bye.